tutti e benvenuti in questo nuovo video di Princess Castle. Io sono Fiona e oggi vi voglio parlare della vettura, autovettura. Mi piace più autovettura, fa più seria, persona seria quale io sono. L'autovettura che abbiamo utilizzato per andare al Mobile World Congress di Barcellona. Avete capito bene? Non abbiamo preso l'aereo come hanno fatto tutti gli altri che sono dei mollaccioni, ma ci siamo sparate 12 ore di auto in andata e 12 in ritorno, come solo le vere princess sanno fare. Comunque abbiamo viaggiato su una comodissima Mercedes classe E che abbiamo scoperto in lungo e in largo. Lungo perché è gigantesca, in quanto una Mercedes classe E Station Wagon. La versione che abbiamo provato di questa Mercedes classe E è un 2002 di cilindrata diesel con 200 cavalli, insomma un bestione gigante che abbiamo riempito di valigie. Ma non è questo il suo punto di forza, perché nella versione super mega accessoriata che avevamo, che costa indicativamente sui 70.000 euro. Le sue caratteristiche principali sono la tecnologia. Avete capito bene, quest'auto è infarcita di tecnologia dall'inizio alla fine. Quasi quasi a questo punto chiamo la buona Erika, visto che splende il sole, andiamo a farci un bel giro e facciamo un bel video di quest'auto, così vi mostriamo in diretta quali sono le sue dotazioni tecnologiche. Ciao che la chiamo, va! Mi sento mia nonna quando guarda tipo il telefono. Perché è qua il telefono della Erika? Sarà mica dietro la camera? Dai, andiamo Erika, splende il sole. Andiamo, presto, prendi le chiavi. Andiamo, andiamo, andiamo. Ti ricordi quando parlavo del sole e del bel tempo? Mi hai detto una cagata? Scherzavo. Guardate che meraviglia di auto. Peccato per... Aspetta, hai preparato le chiavi? Mi metti una mano. Non dirmi che hai dimenticato le chiavi, eh? Tutte scene di vita vissute, sceme, sceme di vita vissuta. Eccole. Allora, cara Erika, la prima cosa che ti accorgi quando sali su questa macchina, oltre a essere... La prima cosa che ti accorgi, sì. Non era giusto. La prima cosa di cui ti accorgi... Vabbò, è uguale. La prima cosa di cui ti accorgi salendo su questa macchina, oltre al comfort estremo... E la figaggine. Sì, sempre siamo sempre nella versione quello del ho rubato la macchina al babbo e adesso vado a fare GTA in giro per la città. E allora... Facciamo i fari? La prima cosa di cui vi accorgete salendo in macchina è la proiezione, Erika, sul parabrezza di tutte le informazioni di cui avete bisogno. Quindi la velocità, quanto state andando, il limite, ma soprattutto la direzione di marcia. Ve le proietta direttamente da qua davanti, c'è un mini proiettore che spara della luce sul parabrezza in modo che voi non dobbiate assolutamente distrarvi, abbassare lo sguardo. E questa è la prima sicurezza. Non è la prima macchina che ha questo tipo di funzione, però devo dire che è molto molto comodo. Altra cosa fighissima, la prima cosa che tu guardi, sì, da passeggero, la seconda. No, adesso allora, da passeggero qual è la prima cosa stupefacente di questa macchina? Il fatto che ha due display formato, esatto, famiglia. Esattamente. Sono due display da 31,2 cm. È grande, sono enormi, esatto, sono separati solo da una piccola striscia nera. Perché sono separati? Perché dal lato di Fiona c'è tutta la strumentazione, perché lei deve fare la persona seria e guardare tutte cose, vedere a quanto stiamo andando, se stiamo morendo. No, non moriamo mai. Ma noi non moriamo mai. Esatto, per vostra fortuna. Ciderbolina. No. L'altro invece contiene il sistema di infotainment. Sì, esattamente, tra cui il navigatore, tutte le impostazioni possibili e immaginabili, e tra l'altro ha una proporzione bella schiacciata, molto cinematografica. Secondo me non ne ho la certezza, perché sì, non so se c'era scritto, ma così a naso sembra un 21 noni. La mappa è immensa, è gigantesca e a prova di accecato. Altra cosa che è molto bella, però dovete avere un dispositivo iOS. Purtroppo noi l'abbiamo provato su... mostra dove l'abbiamo provato. No, non bagniamolo questo signore.
su questo iPad, stavo mostrando al contrario, ma con questo è dritto. Abbiamo provato sull'iPad perché con Android non funziona, neanche con gli Android di ultima generazione, perché l'app non è presente su Google Play Store. Esatto. E l'app si chiama Command Touch, vi permette in poche parole di navigare. Fare gli scherzoni a Fiona. Esatto. Quindi mentre lei usa i tasti qua per spostarsi all'interno, voi potete fare la stessa cosa utilizzando l'applicazione. Potete modificare anche alcune impostazioni della macchina. Sì, tipo io avevo degli altri quadranti un po' più fico, lei mi ha messo i quadranti classici. Esattamente. Perché poi potete cambiare anche quello, ma anche le luci. Voi potete decidere quali luci ambientali che è pieno qua dentro. Esatto. Di sera si di vede che colore e con quale intensità. Un'altra cosa fighissima secondo me è del navigatore. Il navigatore ha un pro e un grande pro e un grande piccolo contro, diciamo. Il piccolo contro è che avete le mappe in 3D, che di per sé è figo, ma questa cosa rallenta un pochino il navigatore, quindi dovete stare molto attenti se decidete di usare questo tipo di visuale. La cosa fighissima invece è la funzione live traffic. Cosa fa? Mentre Fiona fa così le rotonde. No, perché mi sono dimenticata, dovevo portarti in tangenziale per scaricarti lì. No, non è vero, devo farti vedere una cosa. Il navigatore ha questa funzione che si chiama live traffic, che monitora praticamente la situazione del traffico nella zona in cui siete, in base ovviamente come alla destinazione, farlo? Utilizzando, immagino, la fantastica sim che è il posto al suo interno, che gli permette di connettersi, che è celata all'interno, che gli permette di connettersi a tutto il mondo circostante. Infatti l'app non si collega al tablet o allo smartphone iOS attraverso il Bluetooth, ma si collega attraverso il Wi-Fi, esatto, sì. Hotspotizzandosi con il device. Sì, si accoppiano, insomma, in questo modo così inusuale. L'ho detto apposta perché lo so come volevi farlo. Prima però di andare nella tangenziale dove volevo andare, Erika, guarda qua come si vede la retro. Innanzitutto abbiamo una telecamera stroboscopica che guardate come riprende tutto il circondario. Vedete, quindi qua c'è un muretto, gli ostacoli, il tombino. Vedete qualsiasi cosa, non potete sbagliare. Se sbagliate con questa, cioè dovrebbero, non lo so, Togliervi la patente. Vedete anche la direzione di dove state andando, ma soprattutto potete modificare la vista della telecamera. Qui per esempio potete vedere se ci sono dei loschi figuri che stanno arrivando. Questa invece è la fotocamera frontale, e frontale a 180 gradi. Torniamo alla visuale di prima, che era questa. Diciamo quindi che sbagliare a parcheggiare con questa è un crimine, per cui dovreste essere puniti per legge. Ma c'è un piccolo grosso problema: una volta che tornate alla vostra macchina di Topolino, e quando dico vostra dico della mia, intendo mia, esatto, sì, vi ritroverete in difficoltà, perché con tutta questa assistenza potreste un pochino smettere di imparare a parcheggiare, però la comodità è estrema, bro. Over 9000, come dicono i giovani. Allora, adesso ti faccio vedere, ti porto in tangenziale, nella speranza che si vedano le righe. Sì. Perché l'auto, se tutto va bene, ho detto se tutto va bene, Ti fidi di me? Rose? Dopo che hai detto se tutto va bene, considerando quante volte le cose vanno male. Questa Mercedes classe E è una delle prime auto sviluppate da Mercedes che ha al suo interno i primi rudimenti di auto che si guidano fra virgolette da sole, quindi sistemi di guida autonoma. In Italia questo non è permesso al 100% perché il codice della strada non lo permette, giustamente, e non c'è per adesso una regolamentazione chiara su questo tipo di vettura. Però io non so se riesco a fartelo vedere, non so neanche se ho voglia di fartelo vedere o non vorrei morire. Però la macchina tiene la carreggiata a certi tipi di velocità. Prima stavamo andando a 90 più o meno su una strada il cui limite è di 110, e stavamo, diciamo che la macchina ha tenuto la carreggiata praticamente sempre. Ho provato a togliere le mani e mi ha detto: oh, che fai, scem, rimetti le mani sul volante, perché si incazza, la macchina si incazza, non trattatela male, che poi ve meno. Esige delle cose da voi e voi dovete farle. Esatto. Ecco, avete visto cosa è successo in questo momento? Erika ha avuto un po' di paura. Mi è comparso sul display il fatto che stai attenta, stai uscendo dalle righe, perché le righe vengono analizzate con grande precisione, per cui se la riga laterale è una unica unità, continua,
come si dice in termine tecnico, sì, lui pensa che stiate andando fuori strada e di conseguenza vi riporta in carreggiata in maniera molto delicata. Qua siamo in modalità Sport Plus, così sono passata dal più una bulla. La modalità Sport Plus è figa vera comunque. Cara Erika, c'è un'altra cosa bella che fa quest'auto, ma che io quest'oggi non ho il potere di farti vedere. Sì. Che è la parcheggiazione dell'auto in maniera autonoma attraverso l'applicazione. Ma perché non posso fartelo vedere? Spiegamelo tu. Allora, l'app fortunatamente esiste sia per Android, in questo caso, esatto, incredibilmente, sia per iOS, ma a quanto pare non è compatibile col tablet perché non la trova. In più dovete registrare il vostro Mercedes ID, se possedete, cioè che avete uscito dei soldi per comprarla. Esattamente. Non come noi che l'abbiamo rubata. E comprare rubata. Il servizio, quindi non è che se comprate la macchina automaticamente è presente questa funzione, ma è una cosa in più che dovete acquistare. Ma noi ci faremo quindi rimprestare questa macchina e la riproveremo, esatto, con l'app. Amici di Mercedes, in alternativa possiamo non restituirvela più la macchina, è molto bella. È un'opzione? È un'opzione? No, non credo. Ma se è un'opzione, amici di Mercedes, fatecelo sapere. Intanto, o se qualcuno di voi che ci segue con tanta passione vuole regalarci la macchina. Vi vogliamo bene. Io vi regalo Fiona in cambio, possiamo fare questo scambio. Comunque, questo video termina qui, speriamo che vi sia piaciuto. Io scappo con la macchina e vado a mangiare. E intanto voi volete andare a vedere degli altri video sul nostro canale, fatelo, siete liberissimi, anzi quasi obbligati. Sì. Più obbligati che liberissimi, a dire il vero. Ricordate di iscrivervi al canale, fate iscrivere anche la nonna e tu. La mamma, il papà, fratelli, sorelle, animali domestici. Gli animali soprattutto. Tanti baci, tanti braci a tutti e... Ciao! Ciao!